L'Apostolo Paolo a Timoteo afferma: Dio creatore e salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità. In riferimento alla volontà salvifica di Cristo Signore, che manda gli apostoli a portare il messaggio del Vangelo, anche Padre Pio Malaticcio chiede di partire missionario. Una prima volta, incontrando il Padre Generale, fa una domanda verbale e il Padre Generale dice: non è per te, non hai la salute adatta. Poi si rivolge a Monsignor Poli, che era un amico ed era vescovo dell'Indostan, e quindi chiede a Monsignor Poli se lo accetta nella sua diocesi delle Indie. Monsignor Poli, senz'altro, ma fai la domanda. E Padre Pio scrive una lettera al Padre Generale, chiedendo di partire missionario in India. E naturalmente il Padre Generale, dopo consulto col Padre Provinciale, risponde che non è possibile concedere questa autorizzazione a partire come missionario. Padre Pio scrive una lettera al suo confessore, o meglio, mi correggo, scrive una lettera a Monsignor Poli, che si trova lì nell'Indostan, e usa questa espressione: ho fatto richiesta al Padre Generale di venire missionario nella tua diocesi e non mi hanno trovato degno. E allora comincia a fare il missionario in Italia, comincia a fare il missionario a San Giovanni Rotondo e lì accoglie tutti, senza stancarsi, meglio, stancandosi e senza ritirarsi. Bella quella scena di quando Padre Pio a un certo momento sospende le confessioni, arriva in sagrestia e dice: non ce la faccio più, non mi reggo in piedi, non ce la faccio più. E i frati lo accompagnano subito in camera, lo fanno distendere sul letto e poi escono fuori dalla cameretta ma dopo 5 minuti, il poco più, Padre Pio suona il campanello e corrono dentro e Padre Pio dice: alzate questo poltrone che sta steso sul letto, mentre giù in chiesa c'è la folla che aspetta di avere il perdono da parte di Dio. E tanto insistette che scese giù a dare il perdono da parte di Dio. E Padre Pio quindi è stato l'artefice affinché i non cristiani si salvassero. Incontrò ebrei, incontrò massoni, incontrò gente da qualsiasi parte, atei, incontrò contrari, ma tutti o col pugno fermo e la voce forte, a secondo come il Signore glielo faceva vedere, e lui ed è sua questa espressione, oppure con tanto affetto, con tanta bontà e paternità, si rivolgeva ad essi ed essi erano presi e si convertivano. Le grandi conversioni che sono avvenute qui, anche inconcepibili, però sono state le conversioni meravigliose. Allora, i non cristiani si convertiranno, si salveranno meglio. Giovanni Paolo II ci dà delle linee molto semplici. Le preghiere possono essere differenti, però alcuni principi devono essere uguali per tutti. Avere rispetto per la vita anche nel seno materno, fino alla morte. Condividere la pace tra tutti gli uomini e fare nostro il motto del Papa Giovanni XXIII, cercare tutto ciò che unisce
e non quello che divide.